Insieme a Liviana Osti, vincitrice di Best Label 2022, complimenti anzitutto. Grazie, grazie mille. Allora, descrivici questo progetto innanzitutto, il nome e anche il birrificio per cui è stato fatto. Sì. Allora, la birra, il birrificio si chiama Viertelbier, che in tedesco Viertel vuol dire quartiere, bia birra, e quindi è la birra del quartiere. Infatti anche il sottotitolo italiano, la birra del quartiere. Questo è un progetto che nasce dal momento del distanziamento sociale, in cui tutti erano isolati e separati, e abbiamo voluto creare un mondo, anche immaginario, dove la gente si ritrova, si sente protetta ed è felice. Il quartiere, quindi ognuno ha il proprio quartiere. Bello. E è composto da sei etichette, una serie di sei etichette, perché ci sono sei birre, infatti. Ogni birra ha un'etichetta dedicata che rappresenta un elemento in particolare del quartiere, e quindi gli incontri, il parco, le abitazioni, l'arte e via dicendo. Complimenti. Quasca, dimensione di quartiere, quindi così tanto piccolo, no? Mi piace da morire. Artigianale, piccolo quartiere. E poi vedo che è un progetto, a me piace la parola progetto, quindi questo fa parte di un progetto e ogni bottiglia fa parte di un progetto. Molto bene, ed è irresistibile, diciamo, la parte. Io amo il jazz e questa era irresistibile. Bravissimi, bravissimi. Io amo i capelli, quindi si vedono anche molto, come si può notare. Parliamo anche della carta, perché è molto particolare. Avete usato una fibra altrettanto speciale. Esatto, abbiamo preso un'etichetta cotton white in cotone, perché non volevamo carta plastificata, cioè plastica, volevamo qualcosa di materico. E quindi, perché il quartiere deve sentirsi, è materico, bisogna, soprattutto dopo questi 2 anni di lockdown, bisogna sentire di nuovo le cose, e quindi la carta doveva trasmettere questo senso in cui ti fa sentire, si può sentire e ti trasmette qualcosa in più. E cosa c'è di meglio che sentire la birra con l'etichetta, Guasca? Beh, io sono un devoto dell'etichetta, si racconta la storia. Io spesso faccio lezioni usando proprio le etichette per gli studenti. Dalle etichette si capisce proprio la territorialità delle birre, la filosofia, la vocazione. Le etichette sono importantissime, sono un maniaco delle etichette. Complimenti a Viviana Oste, Frauenzeit. Grazie mille e viva lo studio Frauenzeit!